Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura Nicoletta Albano, indagata per concussione. Nicoletta Albano, il vice sindaco di Gavi, ha costretto il sindaco Rita Semino a dare le dimissioni. Questa è la domanda. C'è molto interesse e attesa in paese per questa vicenda. Ce ne parla Emma Camagna. I rapporti molto tesi fra Rita Semino e Nicoletta Albano, sindaco e vice di Gavi, 85 anni la prima, 54 la seconda, sarebbero alla base di un'inchiesta aperta dalla Procura di Alessandria che ha indagato per concussione il vice sindaco. Quali motivi? Appunto, i rapporti fra le due esponenti. La prima che vanta un'esperienza di Ringrazio mezzo tutti i secolo cittadini nel gavesi e in sindacato CISL, la particolare seconda già consigliere regionale di Forza Italia e sindaco di Gavi, una donna sulla scena politica da 25 anni che ha ottenuto grandi consensi, ma è nota anche per metodi controversi. I carabinieri hanno effettuato perquisizioni in comune e in casa di Nicoletta Albano, sequestrando documenti e altro materiale e hanno poi interrogato assessori e consiglieri comunali. Rita Semino si è dimessa e sembra in modo non spontaneo. Il suo atto recente ha sollevato pesanti interrogativi. Pare abbia agito costretta da Nicoletta Albano. C'è chi dice in modo ricattatorio, legato all'attività lavorativa di una parente. Ma Albano ha liquidato la questione attribuendola a chiacchiere da bar, mentre Semino non ha aperto bocca. Non si sa chi si è rivolto ai carabinieri. Quel che è certo è che il procuratore Enrico Ceri e il sostituto Fabrizio Brussone hanno appunto aperto un'inchiesta. Non si sa neppure quali siano i documenti sequestrati e ci si domanda se le dimissioni firmate dalla Semino fanno riferimento a questa inchiesta. Una volta di più occorre dire che bisogna solo attendere. Alessandria, il consigliere comunale di Forza Italia, Carmine Passalacqua, finisce nuovamente nella bufera. A scatenare un putiferio di reazioni politiche, ma anche di reazioni sui vari social, è stata la sua dichiarazione shock durante una commissione consiliare sui vigili urbani ed il volontariato d'Alessandria. Il consigliere di Forza Italia, che è anche presidente della commissione cultura, ha chiesto perché i fondi devono andare all'hospice, lì in fondo la gente muore. Più precisamente ha detto come mai si continuano a dare fondi e si raccolgano fondi di beneficenza per un ente come l'Hospice Il Gesto, già supportato dallo Stato e altre istituzioni piuttosto che ad altri. Lì in fondo la gente muore. Adesso la minoranza naturalmente chiede la rimozione immediata dalla sua posizione di Presidente della Commissione Cultura e la notizia appena arrivata in redazione è che anche il coordinamento di Forza Italia sta per emettere un comunicato ufficiale. Indiscrezioni ci informano che molto probabilmente Forza Italia si dissocerà da quello che è l'opinione di Carmine Passalacqua perché non rappresenta per nulla la linea politica del partito. Vi ricordiamo anche che era la fine di aprile del 2019 quando, meno di un anno fa, appunto, Carmine Passalacqua, presidente della Commissione Cultura, era andato nuovamente in crisi per una dichiarazione che aveva fatto sui partigiani. E parlando di solidarietà, la provincia di Alessandria è sempre al primo posto con iniziative varie realizzate con il contributo dell'associazionismo. Scusate. Tra le tante, oggi Fabrizio Mattana ce ne presenta alcune in svolgimento in questa settimana. Sciopero di 4 ore con presidio ad Alessandria, lo hanno indetto i sindacati di categoria a poche ore dalla morte dell'autista Antonio De Falco, vittima di un infortunio sul lavoro all'interno della cava Clara e Buona, al quartiere Cristo, dove vengono depositati i materiali di scavo del Terzo Valico. L'uomo autista della ditta Germani, che ha sede a Piacenza, un deposito a Rivalta, risiedeva a Novi Ligure. Mentre gli inquirenti stanno indagando per capire la dinamica dei fatti, la vittima sarebbe rimasta schiacciata una volta scesa dal camion per scaricare da un collega, forse durante una retromarcia, i sindacati si uniscono al cordoglio della famiglia, ma rilanciano subito massima attenzione per questo lutto. Siamo qua davanti al cantiere del COCIV per di nuovo, con grande rammarico per la
per l'ennesima morte bianca che dobbiamo subire in questa provincia. Praticamente chiediamo alle istituzioni di attenzionare di più e ai responsabili di avere più controlli sui vari settori per controllare che questi casi non succedano più, non si verificano più. Non è possibile nel 2020 morire ancora sul lavoro. Purtroppo in questo paese ancora oggi molta gente invece che lavorare per vivere è costretta a morire per poter lavorare. Solo in Piemonte abbiamo avuto 4 vittime dall'inizio dell'anno. È un tema su cui non bisogna mai smettere di tenere alta la guardia. Come organizzazioni sindacali ci stiamo impegnando molto, ci siamo impegnati anche gli scorsi anni, però vediamo che questo impegno non è mai sufficiente. Bisogna continuare a presidiare, bisogna continuare a stimolare e a premere verso i datori di lavoro perché vengano rispettate quelle norme di sicurezza che tante volte purtroppo, non essendo rispettate, sono a causa di incidenti che, come in questo caso purtroppo, sono anche incidenti mortali. Sembra ormai sia una discesa inarrestabile per quanto riguarda le morti sul lavoro e per quanto riguarda anche la prevenzione che si cerca di fare in tutti i cantieri, in questo dove comunque sia c'è molta attenzione sulla sicurezza e su quello che accade. Noi adesso stiamo qui e stiamo aspettando di avere anche qualche informazione dalla magistratura che sta facendo gli ulteriori rilievi, speriamo insomma spieghino anche la dinamica, a quanto pare sembrerebbe una fatale distrazione probabilmente e non dovuto a un'incuria delle norme di sicurezza. Purtroppo siamo qui per piangere l'ennesima morte sul lavoro, incomprensibile, la soglia appunto degli anni 2000, soglia oltre gli anni 2000 dove comunque si continua a morire di lavoro. Non è più accettabile questa situazione, al di là di come e cosa accade non è possibile. Oggi abbiamo tutti i mezzi necessari per poter garantire la salute dei lavoratori. Naturalmente questo era il servizio sullo sciopero di 4 ore, presidio dei lavoratori e dei sindacati alla cava Clara e Buona di Alessandria, dove vengono depositati materiali di scavo del Terzo Valico, dove ha perso la vita a causa di un tragico incidente l'autista 52enne Antonio De Falco. E a 10 anni dai fatti il Tribunale di Alessandria sentenzia su una manifestazione antisfratto davanti al Comune, condanne e assoluzioni o prescrizione a 19 giovani coinvolti nella vicenda. Sentiamo da Emma Camagna. Almeno 100 persone sfilarono in corteo il 25 febbraio 2010 nell'ambito di una manifestazione nazionale per avvicinare e integrare italiani e migranti. Fra loro c'erano anche esponenti di Rete per la Casa. Poiché c'erano tensioni locali per problemi abitativi, ad esempio in un edificio di via Carlo Alberto ad Alessandria, abitato da 4 famiglie italiane e 12 stranieri, si era verificata una fuga di gas con casi di intossicazione. La situazione pertanto degenerò. Finirono a processo in 19 fra alessandrini ed extracomunitari abitanti in Alessandria, per lo più giovani, accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. 3 di loro si erano incatenati al cancello del comune come gesto dimostrativo per avere un colloquio con il sindaco e parlare dei problemi del movimento della casa. Fu sfondato il cordone di polizia, i giovani entrati nel cortile di Palazzo Rosso furono portati fuori a braccia dagli agenti, le catene rotte, il portone chiuso e tutti vennero allontanati. Si procedette poi alla identificazione di chi aveva creato quei disordini. Sono passati 10 anni dai fatti e solo ora il Tribunale di Alessandria ha pronunciato sentenza. In 12 sono stati condannati a 3 oppure 4 mesi ciascuno, sostituiti da altrettanto periodo di libertà controllata. Gli altri sono stati assolti oppure usciti di scena per prescrizione.
E adesso una comunicazione che arriva dall'AMAG nell'ambito dei controlli settimanali effettuati dal laboratorio interno di AMAG Reti Idriche circa la qualità dei reflui in ingresso al depuratore di Alessandria Orti, è stato rilevato un valore eccessivo di tensioattivi. Per questo motivo si riversano delle schiume costantemente nel fiume. Il limite previsto per gli scarichi in fognatura è di 4 mg per litro e sono stati rilevati 34 mg per litro. Purtroppo, dice AMAG, non si tratta di un episodio isolato e quindi l'amministratore unico di AMAG Reti Idriche, Alfonso Conte, ha presentato un esposto querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Alessandria. Nel frattempo AMAG ha avviato una campagna di monitoraggio della rete fognaria al fine di individuare i responsabili degli scarichi illeciti. Non è accettabile, si precisa ancora, che per colpa di pochi venga vanificato il grande sforzo che AMAG sta facendo per dare alla città di Alessandria un impianto di depurazione moderno e all'avanguardia. I lavori stanno procedendo e presto, dice AMAG, potremo trattare al meglio i reflui in ingresso all'impianto con la tecnologia dei cicli alternati in un reattore unico. Cambiamo argomento. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo sarà in visita ad Acquiterme per discutere del reddito di cittadinanza con il territorio e i cittadini. Il ministro sarà nella città termale venerdì 7 febbraio alle 19. L'appuntamento è nella sala Belle Époque del Grand Hotel in Piazza Italia durante un incontro informativo realizzato dal Comune. All'incontro, alla presenza del sindaco Susi Mastrisciano, parteciperà la senatrice alessandrina del Movimento 5 Stelle, appunto, Susi Mastrisciano. E nella sala del Consiglio Comunale di Alessandria è stato presentato il calendario delle manifestazioni del Giorno della Memoria che ricorre il 27 gennaio prossimo nel 75esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Ce ne parla Franco Capone. Il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche impegnate nell'offensiva che avrebbe portato alla capitolazione della Germania nazista arrivarono ad Auschwitz ed aprirono i cancelli del campo di concentramento per liberare i superstiti e in quel momento lo scenario che si presentò ai loro occhi fu terrorizzante, agghiacciante. Quel giorno venne scelto dalle Nazioni Unite per diventare la data simbolica dello sterminio, il giorno della memoria. La stessa scelta fu fatta prima dall'Italia, individuando nel campo tedesco, nella Polonia occupata dai nazisti, il simbolo universale della tragedia ebraica avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Da allora il giorno della memoria sarà ricordato per sempre. Rinnova la riflessione della Shoah sulle leggi razziali e la persecuzione, anche italiana, dei cittadini ebrei per rendere omaggio alle vittime. Per ricordare il giorno della memoria, l'amministrazione comunale di Alessandria ha reso noto il calendario delle tante manifestazioni che si terranno non solo in Italia, nel capoluogo e nei diversi comuni del Piemonte. Ad Alessandria inizieranno lunedì 27 gennaio alle 9.15 in piazzetta della Lega, dove una delegazione di studenti insieme alle autorità civili, religiose e militari si riuniranno per poi raggiungere la sinagoga per la deposizione di una corona di alloro in ricordo delle vittime della Shoah. Poi, in corteo, raggiungeranno piazzale Berlinguer, dove si trova il carro della memoria, per l'accensione del braciere della memoria. Altre cerimonie si terranno in piazza Mafalda di Savoia e allo stadio Moccagatta di Alessandria, dove verrà scoperta una targa in memoria di un deportato ad Auschwitz. E adesso parliamo della solidarietà. La provincia di Alessandria è sempre al primo posto con iniziative varie realizzate con il contributo di varie associazioni. Tra le tante, oggi Fabrizio Mantana ce ne presenta alcune in svolgimento questa settimana. Tante iniziative di solidarietà in provincia di Alessandria. La prima si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Gavi. I proventi di una raccolta fondi benefica promossa dall'Alessandria Volley, società di cui fa parte l'Evo Tre Colli Gavi, sono stati consegnati dal presidente della società pallavolistica, Mauro Bernagozzi, al presidente della scuola materna Principe Ordone, alluvionata nei mesi scorsi. Nel corso di una breve cerimonia, alla quale hanno inoltre partecipato l'assessore allo sport del comune di Alessandria, Pier Vittorio Cicaglioni, il vicepresidente del Gavi Volley, Silvia De Benedetti, la dirigente Brunella Molinari, la detta stampa Nadia Biancato, è stato consegnato un assegno di 405 euro per la struttura, unica nel paese.
nata da un lascito a favore della comunità nel secolo scorso, che si trova in un edificio donato dal marchese Domenico Serra, senatore genovese. Un'altra iniziativa di solidarietà a Dovada. Sabato prossimo, alle ore 16, alla presenza del sindaco Paolo Lantero e del parroco Don Maurizio Benzi, verrà presentata la nuova auto 500L, donata all'Associazione Vela dagli amici del Tamburello, che nel corso dell'annuale manifestazione 12 ore di Tamburello hanno raccolto fondi a favore dei malati oncologici dell'ospedale cittadino. Quanto è stato raccolto nel corso della kermesse ideata da Marco Barisione e Wanda Vignolo è stato quest'anno devoluto per l'acquisto dell'automobile che sarà utilizzata per il trasporto dei pazienti oncologici. Annualmente vengono percorsi infatti circa 40.000 chilometri verso Alessandria, Torino, Novi e Tortona per la radioterapia. Ancora in tema di solidarietà, l'Associazione Vela e la Fondazione Cigno hanno aderito alla campagna solidale Il Mio Dono. Attraverso l'omonimo sito è possibile votare fino al 29 gennaio l'iniziativa vadese, che si propone l'ammodernamento della cucina della Chiesa dell'Immacolata dei Padri Cappuccini per trasformarla in una cucina di tipo alberghiero, per creare così momenti di aggregazione, offrire pasti ai parenti dei malati ospitati gratuitamente e organizzare corsi di educazione alimentare. Al progetto che sarà scelto verrà assegnata una parte dei 200.000 euro messi in palio da Unicredit. Intanto sabato prossimo alle ore 15 presso il Salone della Chiesa dei Cappuccini si terrà il primo incontro del 2020 dei Dialoghi di Volontariato, iniziativa dedicata all'incontro di tutte le associazioni di volontariato dell'Ovadese per la condivisione di progetti e percorsi formativi. Altre iniziative solidali in scena, questa volta ad Alessandria, si tratta di Solidambra, spettacolo che ha messo al centro la ricerca medica e il sorriso. Ce ne parla Alessandra Della Cà. Un sorriso per combattere la distrofia di Duchenne e Becker. È andata in scena ad Alessandria Solidambra, una serata di cabaret, con la partecipazione degli attori comici Antonio Ornano, Stefano Lasagna ed Enzo Paci, che ha saputo sposare divertimento e solidarietà. Scopo dell'evento era infatti di raccogliere fondi a sostegno di Parent Project per supportare progetti di ricerca scientifica sulla patologia e attività di affiancamento dedicate a pazienti e famiglie. Musica e parole hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica l'impegno di questo sodalizio di pazienti, appunto, e di genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Ed eccolo che fa arti marziali, sono io. Che merda! Tanto volevo ringraziarlo, visto che ci sono anche le forze dell'ordine, ci sono i bersaglieri. Non sono i bersaglieri, sono alpini. Evviva gli alpini! Evviva gli alpini, grazie, un applauso agli alpini. La distrofia muscolare di Duchenne è la forma più grave delle distrofie. Si manifesta in età pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei muscoli, mentre la distrofia di Becker è una variante più lieve, il cui decorso varia però da paziente a paziente. Al momento non esiste cura. Attraverso tre aree che sono sostanzialmente l'area scienza, l'area raccolta fondi e l'area CAD o centri di ascolto. I centri di ascolto sono dei centri che esistono in diverse regioni italiane presso i quali lavora un assistente sociale o una psicologa. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Luca Bondino e condotta da Marco Ferrari, è stata patrocinata dal Comune di Alessandria. Sul palco c'era l'assessore comunale alle politiche sociali Pier Vittorio Ciccaglioni e realizzata in collaborazione con numerosi partner. Parliamo di sport, Coppa Italia, le reti di Ronaldo, Betancourt e Bonucci sono a lascia passare per la Juventus verso le semifinali di Coppa Italia. Gli uomini di Sarri è bastato un tempo per eliminare la Roma. Invece nel calcio di Serie C l'Alessandria del dopo Scazzola è tornata a vincere. Lo ha fatto nel recupero col Gozzano, col quale ha avuto la meglio per 1-0 grazie ad un gol di Casarini. Il commento sulla partita lo vedremo tra poco nella pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana e poi avremo le previsioni del tempo in chiusura. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
Il dopo Scazzola è iniziato con una vittoria, seppur di misura, per i grigi in quel di Gozzano. Era il recupero della gara rinviata a fine anno per lo sciopero della Lega Pro. A sbloccare il risultato Federico Casarini al 53esimo. Il commento dell'allenatore in seconda Marco Martini. Sì, chiaramente il momento era abbastanza impegnativo, come parlavamo ieri dal punto di vista emotivo. Credo che dopo i primi 10 minuti che abbiamo iniziato con Tratti, abbiamo fatto nel periodo centrale del primo tempo, abbiamo cominciato a giocare, abbiamo creato qualche occasione perché prima della loro ripartenza comunque sì, abbiamo avuto delle occasioni nitide davanti alla porta loro su dei cross laterali. Abbiamo difettato su qualche errore di precisione sotto porta, poi chiaramente loro ci sono ripartiti di qualità perché alla fine si hanno messo in grande difficoltà su queste ripartenze e hanno creato delle occasioni molto molto pericolose e lì ci siamo impauriti. Secondo tempo abbiamo cercato di andare in avanti, abbiamo avuto qualche occasione di ripartenza anche noi dove potevamo magari essere più lucidi, abbiamo sofferto tanto, sì, abbiamo sofferto anche perché non è facile giocare qua, perché comunque hanno giocatori di gamba, hanno giocatori che se non uno contro uno ti possono mettere in difficoltà, noi abbiamo giocato con qualche giocatore nuovo arrivato da pochi giorni e quindi abbiamo subito un po' questa velocità, questa gamba che c'hanno e abbiamo sofferto, sì. Ci siamo esposti troppo perché veramente poteva cambiare il nesso della partita. Non possiamo permettercelo perché i punti poi adesso cominciano a pesare tanto. E allora dobbiamo capire, analizzare cosa e tamponare questa piccola emorragia, soprattutto a livello mentale. Collaborazione con. E intanto la musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. Radio City, solo musica italiana. Radio City, solo